Bentrovati ancora una volta, un nuovo tutorial ed eccoci qui con Mary e con Rick che è subito alle prese al lavoro per questa nuova creazione. Una creazione bella colorata, come state vedendo, useremo questi tre tipi di pietre, questa su un color crema, un rosa e un bianco grigio beggiolino. Ci sono dei colori che sono indefiniti e quindi li chiamiamo in vari modi. Questa sarà la collana di base, una collana color argento ed è in alluminio come sempre. La piastra che ha in mano e sta lavorando in questo momento Rick era un orecchino, era un orecchino. Lo avete già visto in un video haul dove vi abbiamo presentato tutti i materiali che abbiamo acquistato per la creazione delle collane. Tra l'altro era un orecchino anche molto carino, facciamo la rima, da utilizzare in vari modi perché poi c'è anche il perno che si può sfruttare in altra maniera. Poi andremo a vedere. Questa piastra sarà il ciondolo finale insieme a un altro materiale che adesso non vedo più sul piano di lavoro. Non so dove l'ha messo Rick, ma fra un po' ve lo mostrerò. Eccola qui la piastra con il perno, il ciondolo attaccato. Vedete, bello? E adesso Rick sta preparando le perle, le sta sfilando dall'altro filo. E poi andremo a fare questo lavoro. Praticamente alterneremo una perla e con cosa ricche, ecco, con gli agganci, un altro tipo di perla, un altro aggancio e poi metteremo la catenella finale. È una collana molto semplice da realizzare, ma poi indossata fa la sua bella figura, diciamo. Vedete, vi faccio vedere come stiamo costruendo una dopo l'altra le perline agganciandole. E niente, questo è il lavoro che faremo fino al termine, dopodiché andremo ad agganciare tutto quanto qui ai lati e sarà completata la collana. Ed eccoci qua, questo è il lavoro terminato della nostra ultima creazione della collana. Vi faccio vedere nei dettagli, questa è la piastra, il ciondolo terminale come pendente e poi abbiamo utilizzato queste bellissime pietre dei colori variopinti. Abbiamo il colore rosa, un colore misto tra il beggiolino e il crema e quest'altro è un crema aranciato.
Niente, noi speriamo che anche questa ultima creazione, così semplice ma così versatile da portare in qualsiasi outfit, vi sia piaciuta. E niente, vi ringraziamo per averci seguito. Mi raccomando, lasciate un mi piace e invitate anche gli altri a iscriversi al nostro canale. Ciao a tutti da Mary e da Rick.